adesso andiamo invece in America per parlarvi del volo del taxi spaziale del visionario imprenditore Musk per la NASA. Crew Dragon di SpaceX ha portato 4 astronauti nella stazione spaziale. L'attracco questa mattina alle 5, le 5 ora italiana. Allora Claudio Pagliara, eccoci da te, buonanotte per te, grazie per essere con noi, vai. E buongiorno a tutti i telespettatori, a voi, ebbene sì, alle 5 di mattina, ora italiana, ma insomma nello spazio non ci sono questo tipo di ore, è avvenuto l'attracco di questa ormai taxi spaziale privato, la prima volta che la NASA, dopo averlo certificato, si affida ormai tutte le sue missioni a una società privata per portare astronauti nello spazio. L'attracco è avvenuto perfettamente, ottimo lavoro, hanno detto gli astronauti dall'interno. In questo momento, per chi si voglia collegare poi per internet, stanno tranquillamente mostrando questa stazione spaziale, non questa stazione spaziale, questa navicella, perché non sono ancora entrati nella stazione spaziale, che è estremamente spaziosa per essere una navicella. 4 astronauti, tra cui una donna e un giapponese. Cosa significa sostanzialmente per il futuro della corsa allo spazio? L'America è tornata alla grande nello spazio con questa collaborazione tra pubblico e privato, tra NASA e la società SpaceX di Elon Musk. Si apre chiaramente un futuro con costi minori e con più possibilità per viaggiare nello spazio. L'obiettivo finale è quello molto lontano ancora di Marte, ma quello più immediato da qui a 4 anni è di tornare sulla Luna con la prima donna sulla Luna. Sappiamo che ci sono stati diversi uomini, bene, la NASA vuole portare una donna sul nostro, come dire, astro satellite che tanto ci fa sognare. Altre domande? No, grazie Claudio, grazie, sei stato completissimo. Adesso sentiamo Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Buongiorno, dottor Saccoccia. Allora, buongiorno a voi. Buongiorno, siamo arrivati al taxi spaziale. Insomma, voglio dire, come valuta questo passo in avanti? Ma direi che fa parte di un percorso logico, se vogliamo. Lo spazio è nato come qualcosa che apparteneva semplicemente all'istituzione, ai governi, a iniziative di tipo pubblico, e pian piano si sta trasportando verso delle opportunità offerte sempre di più ai cittadini, a intraprendere, a gente che vuole investire le proprie risorse anche private nell'accesso allo spazio, in tutto ciò che si può fare nello spazio, perché lo spazio è anche grande opportunità di ritorno economico e quindi attrae investimenti privati. Gli astronauti nella stazione spaziale dovranno fare insomma una serie di esperimenti. Uno molto interessante sarà quello sul sistema immunitario, no? E che cosa studieranno esattamente? Ma ci sono tanti esperimenti che vengono fatti da tempo sulla stazione spaziale proprio per sfruttare condizioni cosiddette di microgravità, per studiare per esempio la crescita di cellule, il comportamento di tessuti biologici in quelle condizioni, oppure per analizzare lo sviluppo, potenziale sviluppo di nuovi farmaci e così via. Le condizioni di microgravità, di assenza di peso, rendono possibile avanzamenti tecnologici e scientifici che sulla Terra sono molto limitati, e quindi è uno dei motivi per cui lavorare sulla stazione spaziale o in altri ambienti in orbita attrae, come dicevo prima, investimenti privati anche da grandi multinazionali. Presidente, l'Italia ha sempre avuto, cioè, tradizionalmente un buon ruolo nello spazio, insomma le nostre aziende, la nostra tecnologia nello spazio ci sono andati, ci stanno tuttora, basti pensare a Finmeccanica, eccetera. Voi avete, l'Agenzia Spaziale Europea e la NASA hanno fatto di recente un accordo che prevede anche, se non sbaglio, una partecipazione italiana. Ci vuole anticipare qualche cosa? Certo, lei sta parlando dell'accordo del programma Artemis, che è appunto quello a cui si faceva facendo prima, di ritorno sulla Luna, questa volta per restarci in maniera sostenibile. L'Italia ha aderito all'accordo Artemis, al programma Artemis, e
partecipa e vuole partecipare in maniera significativa a questo programma di ritorno lunare, sia attraverso l'Agenzia Spaziale Europea che attraverso iniziative in bilaterale con la NASA e con gli altri partner. Proprio perché, come le diceva giustamente, abbiamo una tradizione, un avviamento, una competenza nella nostra industria, nelle nostre istituzioni, noi dell'Agenzia Spaziale Italiana, di decenni ormai nello sviluppo di, per esempio, moduli pressurizzati per la stazione spaziale orbitante, e altri strumenti che sono unici. E ovviamente vogliamo portare questa competenza anche adesso in orbita lunare e sulla superficie, nel momento in cui verranno realizzate queste infrastrutture che permetteranno all'uomo di operare in questo nuovo ambiente. Siamo in condizioni di farlo, lo vogliamo fare, fa parte anche per noi di un percorso che valorizzerà ulteriormente le nostre competenze, ovviamente gli investimenti fatti con la nostra industria e il nostro mondo scientifico. Chissà se è Domani possibile. proprio parleremo di questo in un workshop dedicato con la nostra industria. Chissà se è possibile sperare in un italiano o Italiana. italiana sulla Luna un giorno, che cammina sulla Luna. Sicuramente succederà. Succederà. Beh, Allora in bocca al lupo. grazie, grazie al dottor Grazie. Saccoccia, presidente dell'Agenzia.